Assassino! Calmati, mamma, stai calma. Signora Impastato, lei riconosce l'imputato Gaetano Badalamenti come colpevole dell'omicidio di suo figlio Giuseppe Impastato? Palermo, ottobre 2000. Cinisi, 7 aprile 1978. Allora, visto che il principe se la prende comoda, che mettiamo? Rino Gaetano. Di nuovo, l'abbiamo passato ieri. Mio fratello è figlio unico. E di tua sorella ne vogliamo parlare? Minchia, Salvo, non babbiare con mia sorella, capito? Maro, Faro, rilassati un po'. Piuttosto, le portate le bozze per la trasmissione? Sì, qua sono. Tanto poi viene Peppino e le cambia, come al solito. E che vuoi farci? È lui l'artista, no? Ma che è? Qua si sfotte. Eccolo qua, il principe di Cinisi. Alla buon'ora, eh? È la guardia del corpo qui, che guida come una femmina. Ha parlato quello senza patente. Lascialo stare a Salvuccio, a sta cosa inutile. Western a Mafiopoli, giusto? Beh, qualcosa la dovremo cambiare. Certo, la protagonista resta quella bella struttura turistica che il nostro amico Finazzo vuole costruire a minchia di cane. Altrimenti, il sindaco e Tano, come li facciamo incazzare? Amunì, Peppino, diamoci una mossa. Tanto lo sapevamo che qualcosa la cambiavi comunque. L'importante è essere puntuali. Lo sai bene quanto ci tengono i cittadini di Cinisi a sentire le nostre minchiate. Avanti, io ci sono, vado con la sigla. Vai. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Ecco l'inno nazionale di Mafiopoli. Blam. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza. Si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, che mano cosuta, Guarara Galante. Eccolo là, il pari. Deve essere un pari di Inghilterra. E infine a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità, c'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli.